buongiorno a tutti, grazie al sindaco Antonelli, grazie all'assessore Rodora per l'accoglienza. E come loro dicevano giustamente qualche istante fa, insomma, Busto è un po' un'istituzione, no? Ormai nella pallavolo italiana, perché sono da tanti anni ormai che si è assestata fra le squadre che chiaramente hanno un ruolo molto molto importante all'interno del volley. Quindi insomma, il palazzetto di Busto, lo sappiamo tutti, è un salotto dove è bellissimo assistere delle partite di pallavolo, perché quando la scelta della Lega insomma, deve mirare a qualcosa di bello sia per le atlete che per il pubblico, deve pensare anche a degli impianti che abbiano certe caratteristiche. Ovviamente Busto le ha tutte, quindi da quel punto di vista siamo a posto. Il livello tecnico è sicuramente altissimo, molto alto, perché ci sono delle squadre che in questo momento stanno recitando veramente un ruolo da grandi protagoniste, stanno esprimendo una bellissima pallavolo, quindi partendo ovviamente da Cornigliano, che sta con la sua bellissima marcia trionfale, per passare ovviamente a Busto, che sta facendo un campionato bellissimo, ha strappato la finale con i denti e meritatamente ovviamente Monza. Complimenti a Carlo Parisi, ovviamente complimenti insomma a tutti gli allenatori e a tutte le giocatrici che prenderanno parte a questo evento, e ovviamente Scandicci con Lia e Luca, che insomma, Luca è appena arrivato a Scandicci e lo ha portato già in questa importante finale di Coppa Italia. È bello, perché ovviamente io sono i momenti in cui invidio, non mi manca tanto la pallavolo, però questo è il momento in cui mi manca di più, perché so quali sono le belle sensazioni che si prova a giocarsi una finale. Mi auguro in un palazzetto stracolmo di gente, perché Busto Arsizio ha sempre abituato il proprio pubblico, anzi le proprie giocatrici, ad avere un pubblico calorosissimo, quindi